siamo tornati nello studio della nostra dietologa, la dottoressa Daniela Limonta. Ciao Daniela. Ciao Giulia. Quante volte, magari qualche sera che siamo arrivati a casa stanchi dal lavoro, abbiamo pensato di ordinare cibo cinese? È un classico. È un classico, è una delle cucine etniche più famose in Italia ed è anche una delle cucine più antiche del mondo. Si pensa che sia la più antica dell'umanità. La cucina cinese, perché risale davvero a migliaia e migliaia di anni. In Italia è arrivata negli ultimi 40 anni. Fino a 40 anni fa i ristoranti cinesi non ce n'erano, adesso sono presenti in qualsiasi realtà urbana e piacciono a tutti, soprattutto ai bambini e agli adolescenti. C'è ancora una certa resistenza nei confronti delle persone di una certa età. Nonni, zii, anziani hanno sempre un certo timore del ristorante cinese, dicono no, è tutto fritto, non mi piace. In realtà non è vero, la cucina cinese è una cucina che è salutare, perché è a base di frutta, di verdura, di legumi, di carne bianca. E non è vero che è tutto fritto, perché alla base della cucina cinese c'è la cottura al vapore e la cottura al wok, che è quel pentolone antiaderente dai bordi alti che ormai abbiamo anche noi nelle nostre cucine. Poi esistono sicuramente delle ricette fritte, ma come esistono le ricette fritte nella cucina italiana. Oggi voglio analizzare alcuni piatti che sono un po' i più famosi e anche i miei preferiti, per vederli anche un po' dal punto di vista nutrizionale, calorie e quant'altro. Ovvio, quando andiamo al ristorante cinese, quando apriamo il menù, vedremo che abbiamo tantissimo, un'infinità di scelte: antipasti, primi, secondi di carne, secondi di pesce, dolci. Davvero rimaniamo impressionati dal numero di portate che ci offre un ristorante cinese. Quindi è impossibile parlare in questo mio intervento di tutti i piatti, ne ho scelti alcuni. Allora, partiamo dal mio piatto preferito, che è quello che anche consiglio a tutti coloro che stanno seguendo una dieta dimagrante, perché chi fa una dieta dimagrante può andare al cinese. Ovviamente deve ordinare con moderazione, non troppi piatti. Il piatto migliore sono gli spaghetti alla soia. Gli spaghetti alla soia sono fatti appunto con la soia e possono essere presenti in diverse varianti. Abbiamo il classico con le verdure, oppure le abbiamo con della carne, o il più famoso è quello con i gamberetti. Le calorie a porzione sono circa 400, quindi l'equivalente di un piatto di pasta asciutta. Ma con una differenza: quando mangiamo un piatto di pasta asciutta italiana, le 400 calorie sono date fondamentalmente dai carboidrati. Invece negli spaghetti alla soia, essendo la soia un legume, la percentuale di carboidrati non supera mai il 40%, il 30% sono fatte da proteine vegetali, quindi un piatto che anche a parità di calorie tende a saziarci di più e ha un indice glicemico più basso. Cosa significa? Che è ottima anche per i pazienti diabetici, perché tendono a non alzare di molto la glicemia, e grazie alle proteine ci darà un senso di sazietà prolungato nel tempo. Altro primo piatto molto famoso dei ristoranti cinesi è quello che si chiama il riso alla cantonese. È un riso basmati che viene saltato con dei piselli, frittata di uova, pezzettini di prosciutto cotto. Ecco, piace a tutti, è secondo me il piatto migliore da ordinare per i bambini, perché non esiste un bambino che non apprezza il riso alla cantonese. Mentre sugli spaghetti di soia, avendo un aspetto un po' particolare, marrone, lucido, un po' viscido, i bambini, soprattutto piccoli, non lo apprezzano particolarmente. Ha un gusto un po' più intenso, magari. Essendo fatto di soia, magari ha un gusto diverso rispetto all'abituale. Invece un riso alla cantonese ha proprio un gusto tipico del riso bianco più prosciutto cotto e frittata, quindi cibi che piacciono a tutti i bambini. Ovvio, il riso come apporto calorico è maggiore rispetto agli spaghetti di soia, qui una porzione arriva alle 250-300 kcal. Per quanto riguarda gli antipasti, ci siamo dimenticati, siamo partiti subito dai primi, ma esiste l'antipasto più famoso al mondo, che troverete in tutti i ristoranti cinesi del mondo, che è lo spring roll, ovvero l'involtino primavera. Sono dei piccoli involtini fatti di una sfoglia di pasta di riso, dove all'interno ci sono dei cavoli, dei crauti, delle verze che vengono fritte. Questo sì è un prodotto fritto, viene servito con delle salse diverse, salsa di soia, salsa più piccante, salsa in agrodolce. Le calorie dipendono dalla dimensione. Involtini primavera piccoli possono avere anche 80-90 calorie ciascuno, involtini più grandi arrivano anche alle 300 kcal. Di media un involtino primavera ha 150 kcal. Ecco, attenzione che è uno. 150 calorie, se la porzione ce ne portano 3 o 4 poi vanno moltiplicate. Passando ai secondi, ho scelto
forse il secondo più famoso al mondo e più gettonato nei ristoranti cinesi, il pollo alle mandorle. Non è altro che carne di pollo che viene saltata con della frutta secca. È molto buono, è un piatto anche completo dal punto di vista nutrizionale perché abbiamo le proteine del pollo e abbiamo gli acidi polinsaturi della frutta secca. Anche qui è molto buono, l'apporto calorico non è alto, arriviamo appena alle 240-260 kcal a porzione. Quindi anche questo può essere uno dei piatti indicati a coloro che stanno seguendo una dieta dimagrante. Voglio finire questa mia carrellata di prodotti cinesi parlando del bambù, anche perché è un piatto che difficilmente possiamo ritrovare in altri ristoranti. Il bambù lo troviamo soltanto al ristorante cinese. Che cos'è il bambù? Allora, dall'aspetto assomigliano dei funghi, ma funghi non sono perché sono delle verdure. Il bambù è una pianta della famiglia delle graminacee che però viene saltata e ha una consistenza tipica di quella del fungo. Le calorie sono pochissime, 27 calorie per 100 grammi, quindi davvero indicato come contorno d'eccellenza per chi è a dieta dimagrante. Voglio finire questo mio intervento spiegando che spesso quando si va in Cina non si trovano queste cose le troviamo nei ristoranti cinesi italiani o se andiamo al ristorante cinese in Francia, in Germania, negli Stati Uniti. In Cina l'alimentazione è completamente diversa, io che sono stata recentemente non l'ho trovato, il riso alla cantonese o l'involtino primavera, l'hanno più delle zuppe, però è buono anche il cibo che si mangia in Cina, il cibo locale, però è diverso da quello che troviamo nel ristorante cinese in Italia, forse l'hanno un po' occidentalizzato per renderlo più simile a ai nostri gusti. Un piccolo consiglio, state attenti a quanto ordinate. Esatto. Quando andiamo al ristorante cinese, la prima cosa che salta all'occhio leggendo il menù è il prezzo irrisorio delle portate. Troviamo portate a 2 euro, 3 euro, 4 euro. Quindi la tentazione è, costa così poco, prendo due antipasti, due primi, tre secondi. Attenzione! Perché poi le porzioni sono generose, anche se costano poco, le porzioni sono importanti. Io consiglio sempre, se siete in due, andate in coppia col vostro fidanzato, col vostro marito, ordinate 5 piatti. Quindi ordinate un antipasto, un primo, ma magari uno spaghetto di soia, magari anche un riso, quindi un paio di primi, un secondo e un dolce. 5 portate, che sono di solito servite in piatti piuttosto abbondanti, sono più che sufficienti per 2 persone. Quindi non ordinate mai 5 piatti a testa. Esatto, mi veniva proprio questa curiosità da chiederti se si può fare un pasto completo, bisogna stare un pochino Bisogna attenti. stare attenti, perché in Cina non è che si ordina per sé, si ordina per il tavolo. Quindi quando uno ordina due o tre cose, non è che come noi italiani mettiamo lì il piatto, questo è mio, lo mangio tutto io. Lo si mette in centro, classico tavolo cinese con la parte rotante in centro, e ognuno assaggia un po' i piatti di tutti. Anche per questo che forse le porzioni sono Le così porzioni sono abbondanti. abbondanti, non dobbiamo ordinare all'italiana, il classico antipasto, primo, secondo, contorno e dolce, perché sennò l'apporto calorico è importante e usciamo strapieni con difficoltà anche digestive. Quindi impariamo a ordinare con moderazione e attenzione agli all you can eat, che adesso vanno molto di moda, si paga un fisso e si può mangiare quello che si vuole. Ecco, io a livello di educazione alimentare li reputo un po' diseducativi, perché quando uno va perde un po' il lume della ragione, soprattutto ragazzi giovani, adolescenti. Io vedo quando vado con i miei figli, anche mia figlia più grande vede il buffet e inizia a prendere un sacco di cose e poi si esagera. Si rischia anche Quindi molto spreco alla fine. molto spreco, ecco, io quello non li faccio sprecare perché se le hanno presi ai miei figli li obbligo a consumare tutto quello presente nel piatto, ovviamente insegnandoli la volta successiva a prendere meno. Certo. Ecco, non trasformiamo il buffet nella buffata. Ecco, mi raccomando e ricordatevi che la cucina cinese è fatta per condividere, quindi ogni piatto lo dobbiamo poi offrire anche a tutti gli altri commensali. Ottimo consiglio, Daniela, grazie mille per averci ospitato qui nel tuo studio.